Ciao a tutti ragazzi, sono Lidotech! Ancora, ma che palla! Oh, decisamente meglio! E oggi giochiamo a Proton Pulse! Allora ragazzi, gioco piuttosto semplice, non so se vi ricordate il vecchio Arkanoid. Beh, praticamente è la stessa cosa ragazzi, solo che invece di avere la vostra barra laterale in 2D che deve portare la pallina su in alto per distruggere i cubetti mattoncini, sarà una cosa in 3D in profondità. Eccolo qua, vedete la barra, uno schermo diciamo, uno specchio. Vedete che lo sto muovendo con il giroscopio del telefono, aiuto. E ovviamente la nostra palla che, come detto, invece di andare in verticale, vedete lo schermo che va oltre. Perfetto, livello superato, abbiamo distrutto tutti i cubetti e andiamo al prossimo livello. Vedete appunto lo schermo, la palla che ci viene incontro e in base all'inclinazione sempre di dove la colpiamo prenderà diversi effetti. Aiuto! Sì, ce l'ho fatta. Oh, è andata dietro, perfetto. Wow! Vai, devo dire, beh ragazzi, cioè questo gioco è veramente bellissimo. Anche quando l'ho provato prima di avere i Google Cardboard, è veramente bello da giocare anche senza, perché è stupendo ragazzi, è veramente fatto bene. E vi intrippa questo gioco, aiuto. Purupuputo, sì, ok, gioco veramente. No, ho perso una vita. No, non ci credo. Ai ai ai, che bello questo livello, tosto Questo sì che mi sa che è un livello tosto. Devo dire che questo gioco è veramente azzeccato, perché lo aiuto. Sì, lo schermo, diciamo, la nostra vecchia barra da spostare per respingere la palla è veramente studiata e fatta bene. No, cos'era quell'effetto lì? Oddio. Ok, boh, tipo alla giocata sembrerebbe una barra enorme, dici non passa mai una palla, e invece dopo è proprio proporzionata bene. Vedete, anche perché può andare al di fuori della schermata di gioco, quindi starà in voi ragazzi usarla al meglio. Aiuto, anche le proprie estremità della barra. Cacchio, cacchio, sì, vai, sì. Ah, cos'è successo? Cosa sta succedendo ragazzi? No, che storia, cioè la palla viene respinta ovunque, no? Tipo, ma fa anche, comandiamo noi la palla con il giroscopio ragazzi. Oddio, l'ho capito adesso, c'è una cosa fighissima. Ma è difficilissimo da controllare. Aiuto, dando dei leggeri colpetti daremo gli effetti. Oh, 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 oh. Bellissima questa cosa ragazzi. Oh ragazzi, mi sa che questo è un livello bonus. Oddio. Oh, oh, non abbiamo possibilità di sopravvivenza ragazzi. Aiuto, qua c'è da aver paura. Sì, e cos'è sta roba? Perché devo prendere una faccia dell'isola di Pasqua? Cosa? No, non l'ho capita questa. Aiuto, devo respingere anche quei cosi là. Cioè, devo respingere tutto. Mio Dio, è un casino, ragazzi. Sì. No, no, è impossibile questa roba. Sì, vabbè, ma dai, è impossibile questa roba qua. Faccia dei miei stivali. Boom. Vai ancora, dai che manca poco per farla fuori. Sì, colpisci, colpisci. Ah, che number ragazzi, che numeri, che numeri. No, no,
zero vite, è l'ultimissima e non so cosa devo fare. Ah, non so cosa devo... Oh, veramente non si capisce niente in questo livello, Dai! Sì, è morto! Sto cazzo, non ci sono possibilità di sopravvivenza! Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo gioco scaricatelo dallo store, ma prima mettete un bel pollicione in su qua sotto ragazzi al mio video. Ricordatevi ovviamente come sempre di iscrivervi qua sotto ragazzi, c'è il link in descrizione, e seguitemi sempre in descrizione sui link delle mie pagine Facebook, Twitter e Google Plus. Ragazzi, ci vediamo dopo domani con un altro gioco veramente epico ragazzi, veramente epico. Ciao a tutti!